Buongiorno agli ascoltatori di Le Fonti TV, siamo qui per un nuovo appuntamento legato alla settimana del penale, alla TV Week che Le Fonti dedica al diritto penale e agli avvocati penalisti. Ci concentriamo oggi su un tema legato, diciamo, a doppio filo, sia alla figura dell'avvocato penalista sia proprio al sistema della giustizia penale. Parlo del mondo delle carceri e oggi vedremo anzitutto come è stata gestita, diciamo, la fase iniziale dell'emergenza. Tutti ricordiamo le immagini di inizio marzo delle rivolte scoppiate nelle diverse carceri italiane, ma ci concentreremo pure su come il mondo delle carceri sta gestendo questa fase 2, la cosiddetta fase 2, tenendo conto appunto della difficoltà nella gestione proprio delle misure igienico-sanitarie in un mondo come quello delle carceri. Per citare giusto qualche numero, secondo l'ultimo bollettino del Garante Nazionale dei Detenuti, in Italia le persone detenute negli istituti penitenziari sono 52.250, su una capienza effettiva degli istituti carcerari per penitenziari di 46.731 persone. Questo per dare l'idea proprio del fenomeno del sovraffollamento che si lega chiaramente alla gestione di questa emergenza sanitaria. Ma affronteremo tutte queste tematiche grazie ai nostri ospiti di oggi che vi presento. L'avvocato Alessandro Bastianello, presidente della Commissione Carceri dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Buongiorno e benvenuti ai nostri microfoni. L'avvocato Valentina Alberta della Commissione Carceri dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Buongiorno e benvenuta anche a lei. E la dottoressa Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Buongiorno anche a lei, bentrovata. Ecco, grazie a tutti voi per essere qui, anche se solo chiaramente purtroppo virtualmente. E io partirei da lei, avvocato Bastianello, lei è già stato ospite di Le Fonti TV proprio all'inizio di questa emergenza, a inizio marzo, perché appunto l'Ordine degli Avvocati di Milano, lo ricordiamo, ha creato una commissione che si dedica proprio alle problematiche del sistema carcere, per cui le chiedo anzitutto qual è stata, insomma, poi la gestione dell'emergenza nella fase iniziale. Prego. Il problema è stato uno solo, quello di come dire, creare delle situazioni per cui i colloqui tra assistito e difensore potessero essere gestiti da remoto e devo dire che è stato, diciamo, un sistema che ha funzionato bene. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ci ha fornito dei dati relativi a quanti colloqui sono stati fatti con il mezzo del telefono. Siamo a circa 4.000 colloqui nel periodo che va dall'8 marzo fino ai primi di giugno, effettuati per telefono, a fronte di neanche 1.000 colloqui effettuati di persona, perché comunque è stata salvaguardata questa possibilità. Devo dire che meno sono state i colloqui effettuati in videoconferenza, perché quello che poi alla fine interessa in questo caso è parlare con il proprio assistito. Quindi questo è, diciamo, il contributo che l'Ordine degli Avvocati ha potuto dare. Poi ovviamente quello di coordinarsi con gli enti preposti, le direzioni degli istituti di pena e soprattutto la magistratura di sorveglianza, che è quella che, diciamo, ha ricoperto il ruolo di protagonista in questa vicenda. Devo dire, noi abbiamo fatto quello che era nel nostro piccolo, la nostra parte. Certo. Poi appunto stiamo vedendo proprio le immagini che sono datate proprio inizio marzo per quanto riguarda appunto la rivolta che è scoppiata nelle varie carceri italiane e anche milanesi. All'inizio insomma c'è stato poi il messaggio era quello insomma legato all'impossibilità da parte dei detenuti di vedere sia appunto
gli avvocati sia proprio i familiari. Avvocato Alberta, lei insomma, come ha visto questa emergenza nel suo ruolo appunto di componente della commissione carceri e di avvocato penalista, chiaramente? C'è un duplice ruolo che lei ha evidenziato che in qualche modo mi preme rappresentare, nel senso che io credo che il ruolo dell'avvocato nella fase di esecuzione sia un ruolo importante, diverso sicuramente dall'avvocato, diciamo, del processo di merito, ma che accanto a una parte tecnica ovviamente imprescindibile deve orientare l'attività dell'avvocato. Nel senso di rendersi conto che la costruzione di un percorso di esecuzione penale, sia esso interno al carcere o esterno, presuppone un ruolo dell'avvocato collaborativo nel fornire informazioni all'autorità giudiziaria. Quindi è un ruolo diverso che presuppone, come dire, la circolarità delle informazioni, quindi il raccordo con gli altri interlocutori della fase di esecuzione penale nel modo migliore possibile. Ecco, in questo senso diciamo, il ruolo individuale si accompagna al ruolo istituzionale di una commissione dell'Ordine degli Avvocati che cerca, come ha già detto l'avvocato Bastianello, di essere un ingranaggio di questo meccanismo di comunicazione. Noi speriamo un giorno di avere la possibilità di lavorare nella costruzione appunto di un sistema informativo a cui possiamo tutti quanti accedere, magari a livello informatico. Sarebbe bello che questa pandemia che ci ha insegnato a utilizzare tanti mezzi informatici portasse piano piano anche a una condivisione del fascicolo dell'esecuzione penale, diciamo, tra i diversi interlocutori. Questo in via generale. La fase emergenziale è stata una fase particolare. Mi spiace che si ricordi specificamente soltanto quel momento delle rivolte. Mi spiace perché io credo che quello sia stato un momento terribile, vissuto da parte di tutti, la Presidente Di Rosa ne parlerà dopo e l'ha vissuta in prima persona quel momento. Ma in sé l'evento delle rivolte, io credo che sia stato semplicemente un piccolo segnale rispetto a una situazione di sovraffollamento gravissimo che caratterizzava la situazione delle carceri italiane prima dell'inizio della pandemia. Vorrei ricordare che prima dell'inizio della pandemia la popolazione detentiva ammontava oltre 61.000 detenuti e quindi ben oltre i livelli odierni. La magistratura di sorveglianza ha fatto uno sforzo enorme per applicare a legislazione vigente le misure alternative a cui le persone avevano diritto, ovviamente, perché di questo si è trattato. Ma quel disagio, diciamo, che si è manifestato in alcuni luoghi con modalità assolutamente condannabili, questo è ovvio, era un disagio legato al terrore rispetto a una, diciamo, un evento che ha colpito tutti quanti noi, possiamo soltanto vagamente immaginare quanto possa avere colpito chi si trovava ristretto in condizioni appunto di grave sovraffollamento, e quindi è stato, diciamo, un segnale di disagio, ma poi c'è stato molto altro dopo quel momento di rivolta, c'è stato molto altro, c'è stata molta informazione all'interno degli istituti penitenziari, c'è stata molta organizzazione, perché anche qui non voglio invadere campi non miei, ma c'è stata un'organizzazione interna all'amministrazione penitenziaria per costruire, grazie anche al fatto che il sovraffollamento si è un pochino attenuato, reparti idonei per poter affrontare il virus anche all'interno degli istituti. In tutto questo, ripeto, non voglio andare oltre perché non è il terreno, diciamo, specifico dell'intervento mio come avvocato di oggi. In tutto questo, il ruolo di noi avvocati è stato un ruolo di continuo, diciamo, contatto con i nostri assistiti nei limiti del possibile. Devo dire che gli istituti penitenziari ci hanno comunque sempre concesso, al di là di quelle modalità telefoniche di cui ha parlato l'avvocato Bastianello, che hanno ben funzionato, ma ci hanno sempre consentito anche il contatto diretto con i nostri assistiti di persona quando ve ne fosse la necessità. Noi abbiamo cercato di rappresentare appunto all'autorità giudiziaria, al tribunale di sorveglianza, al magistrato di sorveglianza, le situazioni specifiche dei nostri assistiti che qualche volta, come dire, nel censimento della popolazione carceraria effettuato dalle direzioni degli istituti possono sfuggire. Magari soggetti ammalati o con situazioni esterne idonee a fare accedere a misure alternative, abbiamo cercato di interloquire con un tribunale di sorveglianza e anche qui, senza voler invadere il campo, un tribunale di sorveglianza che ha lavorato in una maniera enorme in questo periodo, perché ovviamente il carico delle istanze è stato altissimo e in situazioni particolarmente disagiate. Causa incendio e che c'è stato a Palazzo di Giustizia di Milano e ovviamente le misure legate appunto al pericolo di contagio. Esatto, insomma, adesso. Questo è stato un po', diciamo, come io ho vissuto la situazione. Non vorrei che si riducesse la questione pandemia alla questione rivolta all'inizio,
No, è stato perché. infatti, ho sottolineato che erano proprio immagini di inizio marzo, legate probabilmente, per quanto ovviamente condannabili, a un difetto anche di comunicazione da parte del governo, nel senso che poi a un certo punto, comunque, coloro che erano all'interno degli istituti penitenziari carcerati si sono sentiti, come al solito, trattare, diciamo, come gli ultimi. Poi la fase diciamo, di emergenza è stata gestita penso in modo ottimale, anche perché poi i casi di coronavirus all'interno degli istituti sono stati molto limitati. E questo grazie anche al lavoro appunto del Tribunale di Sorveglianza. Lei, dottoressa Di Rosa, ha vissuto più emergenze insieme, nel senso, a parte l'incendio che è scoppiato appunto al settimo piano del Palazzo di Giustizia. Poi lei era, poi mi confermi se è vero, all'interno di uno degli istituti penitenziari quando è scoppiata la rivolta, e poi ha avuto questo ruolo appunto di firmare delle scarcerazioni che hanno anche suscitato delle polemiche, che questo lo sottolineiamo. Prego. Sì, allora, mi sentite? Scusate, Sì, mi sì, sì. sentite? Sì, perfetto. Allora, la gestione per quello che ha riguardato l'attività del Tribunale di Sorveglianza di questa emergenza Covid è stata questa. Lo stesso 22 febbraio, quando si discuteva, cominciavano a sentirsi le voci, ho scritto alla Regione Lombardia, era domenica. Chiedendo immediatamente che fossero adottate delle linee guida, delle informazioni sanitarie per il personale penitenziario e per i detenuti, cosa che in quel momento ancora non esisteva, perché la pandemia, come sappiamo, ha colpito tutti all'improvviso. E nella stessa giornata la Regione ha emanato, io poi sono andata nello stesso pomeriggio in Regione Lombardia a discutere, a spiegare di che cosa si trattava. Ricordo che era domenica e che c'era molta concitazione perché si trattava di adottare i primi provvedimenti e quella stessa giornata sono state indicate le linee sanitarie da adottarsi negli istituti penitenziari. È proprio il riscontro ad horas, diciamo così, a questa segnalazione che avevo fatto e che avevo ovviamente dovuto fare perché c'era un problema di un'emergenza che non era mai sorta e che andava immediatamente gestita. È successo poi, e sappiamo bene che ci sono stati dei provvedimenti furono adottati l'8 marzo in relazione appunto a quella che era la limitazione dei colloqui visivi, perché la parola d'ordine era limitare appunto gli accessi esterni e la sera stessa, in realtà c'era stato qualche focolaio la sera prima, il 7, comunque vennero fuori l'8 e poi l'esplosione milanese è avvenuta il 9 a San Vittore e a Opera, cosa che purtroppo non si ricorda ma che ha registrato un evento anche importante. E ci sono state queste rivolte a Pavia, appunto la sera del sabato 7. Io mi trovavo lì perché stavamo facendo informazione, avevamo organizzato con il direttore e il comandante un incontro che voleva tendere a tranquillizzare, a illustrare la massima attenzione sia per quella che è la questione sanitaria, sia per il risvolto giudiziario che ovviamente viene subito davanti, perché non bisogna dimenticare, come ha detto benissimo l'avvocato Alberta, che la questione del carcere è la questione del sovraffollamento, è la prima che viene in conto e il sovraffollamento è di per sé contrario, antitetico al distanziamento sociale. Come fai a fare distanziamento sociale in situazioni in cui si è attaccati l'uno all'altro? E sappiamo benissimo che c'è una sacca, diciamo, di interventi che la magistratura di sorveglianza fa e che ogni anno vede aumentare numericamente come istanze e che tende ad accertare la violazione, se dove esistente, dell'articolo 3 della CEDU, che è il
La norma che prevede che la detenzione si svolga in condizioni umane e non degradate e non di tortura, perché queste sono le parole che utilizza la norma. E quindi, insomma, c'era questo livello di attenzione, di preoccupazione, per cui era in corso questa riunione informativa che vi dirò era però particolarmente accesa, perché io ricordo che quando abbiamo cominciato a sentire le urla, il battimento delle inferriate, degli scoppi, un odore di fumo pazzesco, i detenuti erano, quelli presenti erano comunque agitati e turbati per questo problema del sovraffollamento. E poi niente, è già stato ben detto, insomma, c'è poco da dire, non si fanno le rivolte, non si distruggono le carceri, non si compiono azioni violente per affermare le proprie ragioni e quindi così, però bisogna dire che il clima è stato veramente altamente drammatico, sia a San Vittore sia a Opera, dove poi appunto sono andata, ho fatto una specie di staffetta quella giornata, San Vittore, Opera, San Vittore di nuovo, Opera di nuovo la sera e anche l'indomani. Perché c'era questo altissimo livello di tensione che era dato un po' ai numeri. Lei prima ha recitato i numeri attuali, ma sono dei numeri che sono profondamente calati rispetto a quella che era il numero del momento, perché ve ne erano molti di più in quel momento, sia in Italia che nel distretto di Milano. Quindi, insomma, le ragioni erano quelle legate all'emergenza Covid. Che cosa Certo. abbiamo fatto? Io ho predisposto subito una disposizione interna destinata ai magistrati di sorveglianza in cui sostanzialmente c'era scritto: lasciate tutto e occupatevi solo delle misure alternative. Noi abbiamo tante competenze, abbiamo accantonato le altre competenze e ci siamo concentrati. Deve pensare che il distanziamento sociale, tutte le regole che sono previste per chiunque valgono anche per i magistrati e per i lavoratori all'interno del Palazzo di Giustizia. Con questo ordine di servizio abbiamo costituito una sorta di task force che poi è sfociata in un tavolo regionale che ho avviato insieme alla mia collega presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, mettendo a questo tavolo tutti gli operatori che ci potevano, come dire, insomma, sostenere nel trovare soprattutto anche delle abitazioni, perché non basta a volte meritare le misure. L'avvocato Alberto ha detto prima benissimo se le meritavano coloro che le hanno avute, le hanno solo avute prima perché il tempo della giustizia si è concentrato in modo tale da decidere immediatamente queste istanze e non altre. Ci sono a volte casi, perché il carcere è il luogo della marginalità sociale, casi nei quali ci sono persone meritevoli che però non hanno dei riferimenti abitativi esterni, e quindi questo diciamo correva, anche se è sempre una situazione molto difficile quella di trovare situazioni alloggiative per persone che hanno commesso i reati. Comunque la Caritas è intervenuta, ha reperito degli alloggi, si è fatta poi una sorta di organizzazione anche per la modalità di trasmissione delle istanze da parte del carcere immediatamente prima quelle più semplici, istruite tutte in modo tale da poter essere decise subito, e abbiamo fatto questo lavoro che ha portato ad un abbattimento consistentissimo delle presenze in carcere. Si parla di oltre 1.000 provvedimenti che sono stati adottati. Tenete conto che nel frattempo insomma, ho scritto anche ai giudici della cognizione e insomma, che poi hanno fatto per parte loro i provvedimenti di arresti domiciliari, e anche loro hanno contribuito ad alleggerire queste presenze non necessarie e come dire, pericolose, ma al contrario, pericolose per coloro che in questo momento stavano dentro il carcere. E, che dire, il lavoro è stato veramente enorme. Sono convinta che sia servito a depotenziare una sorta di bomba d'orologeria. Ne sono fortemente convinta, al di là di quello che poi è stato
cominciato nelle polemiche finali di cui ha parlato prima e sulle quali adesso prendo atto dell'esistenza di nuove normative alle quali ci stiamo adeguando, ma che non, insomma, come dire, non ha a che vedere con quella che è stata una situazione veramente molto complessa. Un'ultima cosa, poi se volete approfondisco quello che ritenete, un'ultima cosa vorrei dire all'avvocato Bastianello, presidente della commissione carcere avvocati. Gli avvocati sono stati molto bravi, l'avvocato Bastianello, molto collaborativi, lo sono stati e l'ordine per noi lo è stato tantissimo, nell'individuazione dei criteri con i quali lavorare che abbiamo condiviso, nel favorire la instaurazione di queste udienze da remoto con la previsione di questo telefonino che permetteva di rimediare al problema del contatto diretto tra l'avvocato e il detenuto che rimaneva distante da remoto in carcere. E neanche nell'aiutarci, e di questo li ringrazio ancora una volta, con la concessione di un'aula nella quale alcuni magistrati ancora lavorano, perché noi abbiamo l'ufficio che ha subito questo incendio e che certo non ha favorito, al contrario, ha reso veramente difficilissimo continuare a lavorare, perché noi ci siamo trovati il 28 marzo, era sabato, ci siamo trovati chiamati tutti perché era scoppiato questo incendio al settimo piano e non avevamo più l'ufficio e tuttora non lo abbiamo. Siamo posizionati in aule d'udienza prestate, in una sorta di open space con tutto il problema del Covid, delle distanze, di tutto quello che riguarda anche l'accesso al pubblico del rispetto di queste norme. Voi capite che trasferire un ufficio dal settimo piano al primo piano con i carrelli in quel momento, spostando dei fascicoli fuligginosi su cui c'erano anche delle perplessità sull'opportunità di poterli lavorare perché vi erano problemi anche di tutela della salute dei lavoratori che devono avere a che fare con questi fascicoli, è stato ed è tuttora un'impresa veramente impossibile. Ecco, devo dire e chiudo che il Tribunale di Sorveglianza non ha avuto solo il Covid, ha avuto anche un'altra gravissima sventura che purtroppo ancora non è risolta, che impedisce di lavorare come si vorrebbe, quindi non riusciamo ancora a realizzare quello che dobbiamo e che vorremmo fare perché siamo in queste postazioni di assoluta confusione, di ingestibilità complessiva. Ecco, quindi davvero complimenti per il vostro lavoro e per la vostra capacità anche di aver fatto sistema. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è scaduto. Io insomma vi ringrazio per essere stati con noi, per aver raccontato come insomma avete vissuto questa emergenza e spero sinceramente che anche nel resto del territorio l'emergenza sia stata gestita in questo modo e con questa capacità del sistema giustizia di fare appunto sistema. Grazie di nuovo, io vi saluto, l'avvocato Alessandro Bastianello. Grazie per essere stato con noi. Avvocato Grazie Valentina Alberta, grazie anche a lei per essere stata con a voi. noi. E la dottoressa Giovanna Di Rosa, grazie di nuovo. Grazie, grazie a voi, arrivederci, buone cose, Grazie arrivederci. Un saluto di anche ai nuovo. nostri telespettatori e restate con noi.